Di nuovo insieme proseguiamo la conoscenza di alcune candidate del Movimento 5 Stelle a consigliere regionale del Veneto. Qui con me ho Caterina Gagliotto, Movimento 5 Stelle Vicenza. Buongiorno e Buongiorno, benvenuta. grazie. Vi si vede poco in giro rispetto agli altri candidati che afferiscono ad altri presidenti. Il vostro candidato alla presidenza della Regione Veneto, lo ricordiamo, è Jacopo Berti. Insomma, non so, abbiamo la Avete questa sensazione, sì, la sensazione percezione? di non. Ma intanto volevo ringraziarvi per questo, è una meraviglia ricevere seppure all'ultimo minuto uno spazio, perché l'informazione è la chiave di tutto e noi siamo stati penalizzati per quanto riguarda l'informazione, devo dire, io vengo dalla provincia di Vicenza dove rappresento qui adesso 9 candidati e mi dispiace lanciare una piccola accusa al nostro giornale principale, il giornale di Vicenza, che non dà lo spazio che noi vorremmo per una informazione che noi riteniamo più omogenea, più paritaria. Comunque, per ritornare alla sua, no, Noi siamo televisivi. certo. È importante per dare informazione giusta ai cittadini, perché quando i cittadini dicono non vediamo azioni, non vediamo proposte, in realtà quello che noi facciamo, ricordiamoci che siamo minoranza, quindi non possiamo, non abbiamo grandi poteri, ma Però quel siete una poco minoranza molto che sì, attiva, quindi e siete presentiamo. abbastanza competitivi. Adesso so che i sondaggi a voi fanno venire l'orticaria, però da quei numeri che emergono, Facciamo insomma, tutto quello che è siete possibile nelle no presenti. presentissime mozioni, interrogazioni, esposti, non so cosa possiamo fare di più, però di questo non viene riportato quasi nulla. Quindi, E come proprio campagna elettorale regionale? Vi si incontra, comizi, noi incontri o solo tutto in rete? no, noi siamo assolutamente sul territorio e appunto siccome non vengono le emittenti a riprenderci almeno in misura molto minore, probabilmente non ci si vede, però siamo tutti i parlamentari veneti, ma non solo veneti, sono direi tutti i fine settimana sparsi sul territorio senza guardie del corpo che li difendono, assolutamente in mezzo alla gente, noi tutti i candidati, gli attivisti, i consiglieri comunali che già abbiamo, quindi siamo molto presenti, solo che non viene percepito perché non si sa. E poi l'altra cosa da non dimenticare, i nostri mezzi. Cioè, se noi ci paragoniamo ai mezzi che hanno gli altri partiti, parliamo pure del PD e la Lega, non c'è confronto, insomma. Noi ci sosteniamo con i nostri mezzi, non abbiamo rimborsi elettorali, non abbiamo sovvenzioni, quindi non c'è partita. Facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Quindi le assicuro, siamo veramente molto, molto, molto Lei presenti. arriva dal territorio di Vicenza, Sì. si diceva con altre rappresentanti del Movimento 5 Stelle poc'anzi, il dissesto idrogeologico è una delle priorità del Bravissima. Movimento 5 Stelle. Vicenza, insomma, abbastanza emblematico, tra l'alluvione 2010, il bacino di Caldogno. Si è fatto, non si è fatto, in maniera onesta, a prescindere da una valutazione così strumentale finalizzata alla campagna elettorale. Certo, appunto, è sempre facile criticare chi ha la gestione del territorio e dalla nostra parte è facile dire, però bisogna anche ammettere come hanno già esposto le mie colleghe egregiamente, il consumo del suolo, il consumo del territorio, il trascurare quindi le reti fluviali è una politica che è già andata avanti da anni e anni e anni, e quindi un'alluvione non arriva così, arriva perché si è trascurato tutta una manutenzione. Parlo per esempio di una cosa molto semplice, non tecnica, io non sono tecnica, di pulizia dei fiumi, quindi dragare i fiumi, queste cose che non sono state fatte, il genio civile come è Ma negli intervenuto. ultimi 5 anni, no? Si parla faccio sempre riferimento a chi ha gestito l'alluvione e parla di 923 interventi, ripeto, bacino di Caldogno, questa cassa di espansione che è in fase di realizzazione, che dovrebbe salvare da un evento come quello che abbiamo avuto nel 2010. È stato fatto qualcosa oppure no? Ma sentire sì, si sta facendo qualcosa, ma secondo noi non è, gli interventi devono essere molto più in profondità, queste sono delle riparazioni così veloci per cercare di sanare il sanabile, però si deve andare molto più indietro, quindi non si parla di tutto quello che è stato costruito, non si parla quindi che il terreno ha bisogno di un suo sfogo E e quindi quindi. bisogna, secondo lei, demolire molto esistente, perché si è costruito molto, ci sono dei capannoni Sarebbe sfitti. magari
magari si potesse, adesso non so se dico una cosa, essere una legge regionale, dico una cosa molto rivoluzionaria, magari si potessero eliminare fisicamente, magari con degli incentivi ai proprietari, certo, ovviamente, molti capannoni, perché lei la invita a venire nella nostra provincia, nelle nostre, ci sono delle vallate che sono assolutamente devastate. Il Veneto è una delle regioni, credo, più cementificate d'Europa addirittura, e siccome noi abbiamo, viviamo di turismo, viviamo di agricoltura, abbiamo assolutamente dimenticato questi aspetti. E io voglio raccomandare, perché quello che mi preme dire adesso, a parte il nostro programma e tutti i programmi degli altri partiti, è facile parlare bene e fare tante belle promesse in fase elettorale, preelettorale, ma quello che mi preme dire è noi diciamo no al cemento, ma veramente, cioè noi non vogliamo più nastri di cemento, la famosa Valdastico Sud, la Valdastico Nord, la Pedemontana. Cioè bloccherete tutte queste opere? Sì, sì, perché di nuovo la invito a fare un giro nel Bassanese e si sta male a vedere quello che sta avvenendo là. Opere che non servono? Opere che non servono, ma noi non diciamo no a tutto, perché questa è anche un'altra accusa che ci viene data, non diciamo no a tutto, ci sono delle alternative, ci sono dei miglioramenti. Il treno, la TAV, noi non diciamo no al trasporto ferroviario, ci mancherebbe altro, il trasporto ferroviario è importantissimo, ma come viene fatto? E un'ultima cosa che mi preme dire è si vede che c'è il cronometro che corre. No, non lo vedo, ma insomma, l'unica cosa che mi preme dire è che noi, che i cittadini si devono iniziare anche a coinvolgersi, non a può essere qua, a partecipare e a riapproparsi del senso comune, del senso civico che noi abbiamo perso. Siamo bravissimi a criticare tutto, a criticare tutti, ma abbiamo tanti valori da mettere in gioco. Da mettere in gioco. Io ringrazio Caterina Gagliotto, purtroppo il tempo a disposizione è finito, subito dopo pubblicità un altro candidato ai 5 Stelle.